I suoi pensieri su di te oggi, estremamente preciso, scegli una carta, i tarocchi dell'amore. Allora, quello che devi fare è molto semplice, ormai già lo sai, è devi scegliere tra il Buddha, la piramide e la stele. Quindi fai una scelta tra Buddha, piramide e stele. E concentrati ovviamente sulla persona della quale vorresti sapere quali sono i suoi pensieri su di te oggi. Quindi togliamo la piramide e togliamo la stele e partiamo da chi ha scelto il Buddha. E vediamo una prima lettura, quali sono i suoi pensieri su di te oggi, partendo da gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, vediamo un attimino cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Tagliamo. Giriamo e vediamo un attimino. Allora, i suoi pensieri, la ruota della fortuna, sono uscita anche dritta, sono pensieri benevoli, pensieri che vanno, diciamo, nella direzione che a te interessa. D'altra parte, questa persona è una persona stabile, una persona che comunque anche ha potere e ha materialità, quindi i pensieri sono legati comunque a qualcosa di importante, non rappresenti sicuramente un passaggio, non rappresenti sicuramente una situazione transitoria. E poi, diciamo, sono pensieri che ti faranno giustizia, quindi ti daranno anche soddisfazione. Quindi questa persona ti stima, ha rispetto nei tuoi confronti e vediamo se c'è anche qualcos'altro di più. Cosa ci dicono in aiuto i tarocchi Zen di Osho, se portano qualche informazione aggiuntiva che possa dare, diciamo così, un contributo aggiuntivo, un contributo in più. Vediamo un attimino. Allora, abbiamo sicuramente l'innocenza, quindi ci sta dicendo ancora che questa persona è comunque è ben predisposta nei tuoi confronti, non ha, diciamo, delle remore, non ha delle negatività, ma è, diciamo, predisposta bene nei tuoi confronti e è, diciamo, una persona che ha anche un'interiorità che si svolge al suo interno, quindi fatti vedere come una persona anche spiritualmente coinvolta e avrete la possibilità di avere una buona situazione anche da un punto di vista sentimentale, affettivo con questa persona e condividere anche parte dell'esistenza. Vediamo da un punto di vista karmico, ancora cosa ci dicono i registri akashici, che informazione aggiuntiva portano, perché è anche importante cogliere l'informazione aggiuntiva dei registri akashici che portano sempre delle news, delle cose interessanti che possono sicuramente dare un contributo. Vediamo le carte dei registri akashici cosa ci dicono inoltre. Beh, diciamo che c'è anche una proiezione, quindi vi riflettete molto. Siete da un certo punto di vista molto simili, per cui ovviamente i suoi pensieri. E c'è anche la legge dell'attrazione, quindi veramente una relazione che può funzionare al meglio, una relazione che può portare davvero ottime situazioni. Quindi può essere una storia d'amore duratura, una relazione d'amicizia duratura, comunque una relazione significativamente importante. Bene, togliamo il Buddha, passiamo alla piramide. E passando alla piramide, vediamo un attimino anche qua che cosa ci dicono in primis le carte, gli arcani maggiori dei tarocchi. Qual è il suo pensiero su di te oggi? Estremamente preciso, lettura dell'amore dei tarocchi. Allora, tagliamo,
e vediamo un attimino cosa dicono le carte. Allora, sicuramente ti percepisce come una persona ambiziosa, che però talvolta un po' contorta, diciamo, quindi il suo pensiero si alterna, anche se, diciamo, poi alla fine verrà nel tuo caruggio, possiamo dire in questo senso. E anche di nuovo la giustizia che si rimanifesta, che è una carta molto importante perché sta dicendo che inoltre che tu hai la forza per portare avanti questa situazione, hai veramente la forza, è una relazione quindi basata proprio sul sentirsi, sul percepirsi importanti. E ci sarà un'interruzione, sarà una relazione che durerà, ma poi a un certo punto verrà interrotta. Vediamo un attimino che cos'è che la interromperà. Probabilmente il percepire di qualcosa che non è stato soddisfatto, le stelle che devono essere raggiunte, che non sono state raggiunte. La rottura non significa sicuramente, anzi, essendoci le stelle dopo, una rottura totale, ma significa che ci sarà a un certo punto una crisi. Vediamo qualche consiglio da parte dei Tarocchi Zen per cercare di superare al meglio questa crisi, questo blocco, questa situazione che può essere dannosa, diciamo. Bene, devi imparare a essere più ricettivo, quindi a sviluppare maggiormente ricettività, a sviluppare maggiormente forza interiore, non avere una morale troppo bloccante, perché essere bloccati porta male. E poi un'altra cosa che ti serve è la pazienza, quindi con un po' di pazienza questa relazione potrà anche andare per il verso giusto. Vediamo l'altro contributo dei registri akashici. Cosa ci dicono? Una relazione comunque non come l'altra, non come la prima stesa, una relazione combattuta, quelle che potrebbero essere chiamate anche relazioni un po', diciamo, possiamo dire, contorte, un po' turbolente, insomma, non sicuramente relazioni lineari, non sicuramente relazioni facili, che però possono andare avanti anche con i contrasti. E quindi bisogna andare a cercare le origini di questi contrasti, però cercare di superarli in questo modo. E comunque, se si farà questo, la relazione funzionerà. Quindi una relazione che può funzionare perché i suoi pensieri, tutto sommato, sono buoni nei tuoi confronti, comunque sia. Quindi mettici energia che vedrai che le cose andranno. E passiamo all'ultima stesa, che è quella della stele, perché ho scelto la stele. E anche qua partiamo, quindi quali sono i suoi pensieri su di te oggi? Partiamo un attimino con le carte degli arcani maggiori dei tarocchi e vediamo che cosa viene fuori. Allora, di nuovo la giustizia sta tornando tantissimo e quindi è un qualcosa che a te porterà sicuramente positività. E poi il sole, quindi una relazione anche qua alla luce del sole, quindi è sicuramente una persona che in questo momento ha dei pensieri buoni, limpidi su di te e anche pensieri molto intensi che porteranno dei grandi vantaggi da questo punto di vista e faranno sì che le cose potranno andare per il meglio. Però ci devi mettere energia, ci devi mettere essenzialmente forza. Vediamo l'aiuto, diciamo, dei tarocchi Zen, che cosa ci dicono? Allora, bisogna rimandare un attimino alcuni progetti, comunque questa relazione, la fretta è cattiva consigliera, il suggerimento è prenditi il tempo necessario, concentrati, non cercare litigi, perché i litigi spesso poi generano malessere, generano malcontenti e piano piano il puzzle si completerà. Quindi anche qua una relazione che può dare soddisfazioni facendo le cose giuste. D'altra parte, se impariamo a seguire i consigli che vengono dall'universo, faremo sempre le cose giuste e le cose andranno per il verso giusto. Vediamo un attimino l'aiuto da parte dei registri akashici del karma, che ci dice:
Beh, esercita il tuo libero arbitrio, quindi fatti le tue scelte, in libertà, non lasciarti condizionare. E tieni presente che devi capire veramente chi hai davanti, perché questa persona potrebbe nasconderti qualcosa e quindi cerca di capire se è veramente quello che ti dice per far funzionare la relazione. E poi, se questo sarà superato, ci sarà l'amore, quindi la legge dell'amore supera un po' tutto. Ecco, quindi queste sono le indicazioni. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, scegliendo tra diversi livelli di abbonamento.